lì sono imposti e questa comincerebbe la storia del cimitero, ma sto parlando più che altro di me. Oltre a queste tre commissioni, appunto, dicevo, cimiteri, pubbliche relazioni, patrimonio monumentale storico, poi sono presidente di due associazioni ebraiche, una come presidente nazionale, una dell'associazione Amici di Alin e come presidente invece della sezione veneziana del Cane Cagliosodo. Adesso non vi sto a spiegare che cos'è il Cane Cagliosodo, cosa sono gli Amici di Alin, come ho 25 incarichi e che faccio con lo stesso calore, perché assolutamente gratuitamente, come tutti i lavori che facciamo per la, noi facciamo per la comunità, sono assolutamente non remunerati. Vabbè, questo grosso modo vi ho raccontato, cercando appunto, come mi hanno tanto raccomandato, di stringere, e adesso se volete farmi qualche domanda, qualcosa, sono ben lieto di potervi rispondere. Grazie. Strillare molto, perché fra i tanti miei difetti sono anche un po' fuori, quindi... Allora, ho io una domanda da fare. La mia curiosità è se lei potesse raccontarci un po' intanto qual è la vita nel ghetto di Venezia, cioè come vive? No, non sento bene. Sente. Vengo lì. Perché non viene qua? No, pazienza, no. Allora, la domanda, ascoltate tutti quanti, intanto buongiorno, mi presento, sono l'insegnante Ghirardello che insieme agli altri docenti che già voi conoscete, che sono i vostri docenti, stiamo facendo questo progetto di scrittura della memoria. Allora, il progetto, molti di voi hanno già letto l'incipit, sono sicura, il progetto prevede due parti, la prima parte era appunto l'incontro col testimone e la seconda parte invece l'incontro con l'autore, cioè l'autore che ha scritto l'incipit che voi avete letto o leggerete comunque. La prima è, sta già lavorando sul primo capitolo, eccoli là. E una delle cose che ci siamo così riproposti di scrivere nel primo capitolo è conoscere il ghetto di Venezia. E quindi la domanda è: come si viveva nel ghetto di Venezia? Cioè, quali erano le cose che facevano le persone prima delle leggi razziali? Allora, prima delle leggi razziali, praticamente quasi tutti gli ebrei, specialmente quelli di bassa condizione sociale, vivevano tutti in ghetto, tranne i più benestanti, o professionisti di buon livello, anche quelli che avevano comperato addirittura dei palazzoni sul Canal Grande, palazzoni dove erano nati doci e papi, no? Comunque c'era una vita del ghetto, era molto vivace questo ghetto, che si sa, è il 29 marzo del 1516 che viene istituito poi il ghetto di Venezia. È stato il primo ghetto del mondo. Secondo me non è una cosa che faccio grande onore a Venezia, e siamo stati i primi a pensare di chiudere gli ebrei in un determinato luogo. Erano due fonderie, la fonderia vecchia
è la fonderia nuova. Allora il ghetto comincia nella fonderia nuova, fonderia in veneziano getto, poi i primi a arrivare erano tedeschi e non ce la facevano a pronunciare la parola getto e dicevano ghetto, tant'è vero che oggi ci mettiamo una bella H per evitare possibili pasticci. Quindi il ghetto poi è diventata una parola assoluta, parte da Venezia, è diventata una parola assolutamente internazionale, planetaria. Vabbè, come si viveva in ghetto? Nel Medioevo ci doveva essere una gran vita di giorno, di notte però gli ebrei dovevano rientrare. C'è anche una cosa, uno scritto divertente, che è uno dei motivi per cui giustificavano la chiusura degli ebrei di notte nel ghetto: il giorno potevano uscire e i non ebrei potevano entrare. Uno dei motivi è che non vadino tutta notte in giro per la città a molestare oneste fanciulle cristiane. Cosa ci facevano queste fanciulle, oneste fanciulle cristiane, per le oscure calli di Venezia nel cuore della notte? Non si sa, forse andavano ebrei, non si sa. Comunque, era comunque, c'era un gran mercato di tutto, gli ashkenaziti, quelli di origine tedesca, in genere erano prestatori di denaro. Sapete che non è una scelta degli ebrei, pare quasi che gli ebrei abbiano qualche cosa nei loro cromosomi, nel loro DNA. Non è così, sono stati praticamente, è stato imposto agli ebrei di fare bandiere, in quanto che nel Deuteronomio, nella Bibbia, nel quinto dei cinque libri di Mosè, al capitolo 23, tutti possono controllare, capitolo 23, versi 20 e 21, c'è scritto: puoi imprestare ad interesse allo straniero, non a un altro ebreo, non a un tuo fratello ebreo. Allora la Chiesa, che si autodefiniva e continua ad autodefinirsi Novus Israeli, dice: questa è la parola di Dio, loro possono farlo, noi no, perché dobbiamo obbedire a quanto scritto, quanto c'è, quanto risulta dalle sacre scritture. Allora così, addirittura non si parla ancora degli ebrei, ma in era carolingia, 785, 786, 787, quegli anni lì c'è una proibizione assoluta ai cristiani di fare banchieri, di fare prestatori di denaro ad interesse. Poi invece è il Papa Alessandro III, che è lui che proprio ne fa un'istituzione, per cui loro possono fare, che lo facciamo. Quindi era praticamente un incarico, un obbligo che avevamo, e lo facevano sul carto gli ebrei di origine tedesca, gli ashkenaziti, mentre i sefarditi, quelli di origine spagnola, erano più che altro piccoli mercanti, prima piccoli, poi grandi mercanti. Comunque c'era una vita molto vivace. E la vita vivace continua anche poi in epoche prima delle leggi razziali, perché erano tanti, perché erano molto più uniti, c'era molta più solidarietà umana, indubbiamente, a quei tempi, e non oggi. No. Ma non è una cosa che riguarda il ghetto di Venezia o in tutti gli ambienti, è una cosa planetaria, non si vedono tanti vantaggi dell'amicizia, si vedono anche, direi, solo gli svantaggi, magari sono anche quelli, però siamo abbastanza disuniti, persino nella nostra comunità, che nel 1973, poco più di 40 anni fa, eravamo 830, ora siamo 430.
non è che siamo morti tutti, morti tanti, nati pochi, ma questo calo della popolazione ebraica veneziana è dovuto più che altro ai giovani. I giovani se vanno tutti, tranne qualche caso fortunato, o magari qualche figlio di bottegaio. Papà si ritira e il figlio va avanti col negozio, ma sono veramente una sparuta minoranza. La gran parte di questi giovani, specialmente quelli laureati, quelli che vogliono fare un qualche cosa nella vita, cosa fanno a Venezia? Vendono elefantini di vetro di Burano fatti in Cina, maschere carniscialesche fatti in Cina. Lo stendendo fatti in Cina, anche a Burano ci sono delle fabbriche di vetro che hanno chiuso i battenti, in quanto che il lavoro non rende più. Sono rimaste le grandi case, la Paul, il Redon. La vita in ghetto ruotava molto intorno al rabbino. Dunque, i primi ebrei a arrivare a Venezia erano praticamente tutti tedeschi, scappavano dalla Germania dove non avevano certo una vita facile neanche a quei tempi, vengono a Venezia dove in fondo i veneziani erano molto tolleranti, purché non dessero fastidio, ma non solo non davano fastidio, ma davano anche dei vantaggi, perché erano molto, molto tassati naturalmente, e poi c'erano i banchieri, e senza banche, no, le banche sono indispensabili per finanziare iniziative, commerci, no. Oggi come oggi, ebrei in ghetto non ce n'è più. Sono rimasti gli uffici della comunità, sono rimaste le 5 sinagoghe, è rimasta la casa di riposo e la foresteria, sono rimaste tutte altre, il museo, dal museo ci sono le visite guidate alle 5 sinagoghe, e prima al museo, poi le 5 sinagoghe, che sono bellissime, sono tutte del 600, le più belle proprio quelle dei sefarditi, quando, come sapete, no, nel 1492 lo sefardico Ferdinando e Isabella hanno cacciato via gli ebrei dalla Spagna, che si sono poi diramati lungo le rive del Mediterraneo, e noi abbiamo due gruppi di sefarditi. I primi erano, come ho detto, schenatini, tedeschi. Due gruppi, i ponentini e i levantini. I ponentini sono quelli che vengono da Ponente, cioè direttamente dalla Spagna a Venezia. I levantini sono quelli che prima hanno passato circa un secolo soprattutto in Turchia, ma anche in Grecia e anche nella ex Jugoslavia, nell'isola di Corfù. Da lì vengono a Venezia, perché a Venezia si stava meglio e si facevano migliori affari. Grazie. Mi approfitto per i miei, economico, chiaramente per me è importante. Qualcosa vi ho detto, la vita oggi in ghetto ebrei non ce n'è più, ce ne sono due o tre famiglie, e c'è l'abitazione del rabbino. Ecco, che da lì che viene sempre, si cambiano i rabbini, ma l'abitazione è sempre la stessa. Prego. Allora, io il mio intento è capire proprio l'attività del banchiere ebreo. Avete capito che il cristiano non poteva essere banchiere, perché è un'attività proprio di e da qui nasce la storia, cioè, della famosa usura, che poi non è usura, è normale. Come credevo di averlo detto, no? No, infatti l'ha detto, sì. Nel Deuteronomio, nel quinto libro della Bibbia, il quinto libro di Mosè, la Torah, che qualche volta
qualcuno traduce come legge, invece la traduzione esatta è insegnamento. La Torah, quinto libro della Torah, Deuteronomio, capitolo 20, capitolo 23, versi, potete controllare tutti, 20 e 21, è scritto chiaramente che l'ebreo non può prestare denaro ad interesse a un altro ebreo, può farlo però con lo straniero. Allora, la Chiesa, i papi, loro possono farlo, loro possono prestare all'interesse allo straniero. Noi non possiamo farlo perché noi siamo il nuovo Israele, il novus Israele, come tali dobbiamo ottemperare alle scritture, alla parola di Dio. Quindi non è, ripeto, non è una scelta, non è un qualche cosa che è dentro di noi, è qualcosa che ci è stato imposto. Grazie.